Escucha. ¿Cómo dice, papá? Perry, ¿cómo dice? Perruti, voy, ragazzi. Ciao ragazzi, con il vostro titolo argentino e oggi per la live reaction di Inter-Atalanta, fondamentale per continuare la lunghezza dei 6 punti contro il Milan. Ricordiamo che il Milan ha vinto contro il Verona a Verona 2-0, una partita, una bella partita dei cugini rossoneri che stanno facendo una stagione straordinaria, come lo sappiamo, ma soprattutto in questo momento dove hanno diversi infortuni, però riescono comunque ad andare avanti. E quindi l'Inter deve continuare ad andare avanti e far punti. Prima di lasciarvi alla live reaction, ragazzi, come sempre vi invito a lasciarmi un commento, un like, condividere con gli amici, seguirmi su Instagram, Twitch, YouTube, dappertutto. Viva il football, viva la sportività come sempre, grazie per il supporto. E niente ragazzi, vi lascio alla live reaction. Anche non unirsi a tutta la palma dei tuoi. Come sempre prima di iniziare, ragazzi, vado a mangiarmi qualcosina che ho fame. Dell'Atalanta Marino, e speriamo che sia un grande score. Chiaramente ieri il riferimento alla partita di oggi, perché questo è lo fa qualcosa di buono, subito. Subito voglio il gol, subito. Zapata, già andato in sovrapposizione. Buon, perfetto. Amministriamo il gioco. Amministriamo il gioco. Sta, bastoni. Via, prendi la palla, girala. Parata decisiva però per lui. Dimostrare che Vero qua, gioca dietro. Luca, oh, quante! Prima. Dai. Occhio a Zapata, bravo, Skriniar, bravo, vieni. Ah, Vidal, già non è entrato in campo Vidal oggi. Dai. Vidal la concia in troll. Tira, va bene, va bene, dai, vieni qua, vieni. Mettila in mezzo, gioca ancora, va bene, dai, non c'è spazio, via, gioca la palla, gioca. Passa Skriniar, tremendo. Hakimi, mi sorprendi da te, Hakimi, che fai questi sbagli? Perché farsi vedere Vidal, bravo. Per Lukaku, niente Lukakino, niente Lukaku, ancora di prima. Chi era adesso Lukaku? Cos'era quel passaggio lì? Riesce a tenerla Andrea Pamenti sulla. Io non ho più parole per Perisic. Non ho più parole per Perisic. Andanovic ci chiede sempre di essere più veloce. Per carità, ha avuto i suoi anni buoni Perisic, ma non è un calciatore che non mi è mai piaciuto, mai. Né per carattere né per modo di giocare. Troppo macchinoso. Conclusione che termina direttamente in fallo laterale. Becca la porta e gol. Becca la porta ed è gol. Gosens prende il tempo da Kimi. De Ron alza la testa. Mele è stato seguito bene da Perisic, quindi. Sul secondo pallone tocca Andanovic e la salva sul colpo di testa di Zapata, che si era avvitato splendidamente. Bravi, soprattutto chi calcia Maniosca ha un piede perfetto. Guarda che duello, lo tiene De Vrij, ma riesce a prendere la Zapata. Lì deve stare. Mamma mia, Andanovic, è l'uomo che deve saltare libero. Prima palla ancora. Ancora, oh, ma saltiamo cosa? Velocità attraverso che, ma che cosa fai per il sorpresa, angolo. C'è una deviazione secondo angolo. Me, infatti è calcio d'angolo. Angolo arriva di testa, la palla danza, non la tocca De Vrij, rigore, c'è un contatto, gol, bon Skriniar, vamos carajo, vamos Skriniar, vamos Skriniar, vamos Skriniar. Contrasto Fabio, sono stati abili nel deviare la palla, c'è stato forse anche un contatto con bastoni, bam, che ha reclamato qualcosa, ma Skriniar non sapeva dire, e la scaraventata dentro per il suo, se non sbaglio, terzo gol quest'anno. Sì, bien. Questo è il occhio adesso, occhio. Ancora Pessina, c'è Zapata. Oh, l'avevo vista dentro. C'è Gossens. Ilicic la mette forte e tesa, la toccata Gin City. Al traversone con Gossens che anzi con tenere la distanza sulle vittorie di Milan e Juventus era troppo importante. Mamo carajo. Inizia ragazzi 1-0 per l'Inter. Partita sofferta, partita molto tattica tra le due. Una partita dove ha giocato molto meglio sicuramente l'Atalanta. E l'Inter, come sempre, dietro in difesa, molto bene,
si è compattata bene, bene dietro ed è partita in contropiede. E lo sentivo che in questa partita ci sarebbe stato, l'avrebbe decisa un'occasione, ovvero l'occasione del calcio d'angolo che segna Skriniar. In mischia lì, rimane lì, pam, calcia Skriniar e segna l'Inter e vince 1-0 questa partita importantissima perché va a più 6 e continua la corsa allo scudetto con il Milan dietro. Comunque non diamolo per morto al Milan perché ancora lì e nel football non si sa mai. Che dire ragazzi, grazie per il supporto, grazie per essere arrivati fin qua, per aver guardato tutto il video. Grazie veramente di cuore per tutto. Sempre ragazzi, vi invito a unirvi al mio canale, lasciami un commento, unirvi a tutte le altre piattaforme, condividere con gli amici. Viva il football, viva la sportività, ormai parlo metà spagnolo, metà italiano e niente. Al prossimo video, ciao!